Ben trovati amici e amanti della Golden Age. Quest'oggi approfondiremo insieme uno degli eroi in costume più accattivanti e affascinanti della Golden Age, una sorta di icona indiscussa, non solo della Golden Age, ma dei comics in generale. Un eroe dalla fortissima personalità e carattere che insieme al collega Daredevil contraddistinse in maniera indelebile quegli eroi che riuscirono meglio a superare i limiti del tempo. L'eroe mascherato in questione è il solenne e granitico Black Terror. In un'annata densamente popolata di eroi e supereroi in costume, come quel lontano 1942 che ne vedeva la nascita, Black Terror, con il suo iconico teschio pirata sul petto, seppe distinguersi immediatamente nella massa di tutine colorate dagli improbabili superpoteri, iniziando un percorso vincente che l'avrebbe portato, con indubbio successo, oltre gli anni 2000. Black Terror vede il suo esordio nel maggio del 1942 su Exciting Comics numero 9, edito dalla Nedor Comics, una sorta di filiale della ben più importante Standard Comics e che all'epoca cercava di contraddistinguersi confrontandosi con realtà editoriali quali la DC Comics e la Dell Comics. Le prime storie di Black Terror erano scritte dallo sceneggiatore Richard Hughes e disegnate dal fumettista Dan Gabrielson, anche se in seguito saranno in parecchi ad approcciarsi al truce eroe e a scriverne o disegnarne le gesta. Tra questi vale la pena ricordare senz'altro Mort Meskin, oltre agli artisti Sheldon Moldoff e George Tuska. Prima di avvolgersi nel suo oscuro mantello, l'identità di Black Terror rispondeva a quella del farmacista Bob Benton, vessato un giorno sì e l'altro pure da una gang malavitosa che estorceva a tutti i commercianti di zona una quota in cambio di protezione. Ma un bel giorno, dopo l'ennesimo sopruso, stavolta ai danni del giovane Tim Roland, un ragazzino che il buon Bob prenderà poi con sé come assistente nella sua farmacia, il tenace Bob deciderà di approfondire lo studio e lo sviluppo di una particolare formula chimica, ribattezzata da lui stesso con il nome di etere formico, e che prontamente ingerita donerà al farmacista poteri quali superforza e una notevole invulnerabilità, che renderà la sua pelle durissima al punto da poter resistere a colpi d'arma da fuoco e proiettili di diverso calibro. Inevitabilmente Bob mise subito in pratica i suoi nuovi poteri, proprio contro i membri della gang che stavano da mesi terrorizzando il suo quartiere. Quindi, fattosi recapitare dall'esto team un costume prelevato in un negozio limitrofo, diverrà il vigilante mascherato noto come Black Terror. E poiché a quei tempi era inevitabile avere una giovane spalla in costume al proprio fianco, il buon Bob riserverà il suo stesso trattamento chimico al giovane Tim, che acquisirà quindi gli stessi poteri del suo mentore, oltre ovviamente ad indossare un costume dalla foggia simile. Con i rispettivi nomi in codice di Black Terror e Kid Terror, questo invulnerabile duo, che ben presto verrà conosciuto collettivamente con il nome di Terror Twins, inizierà a fare strage di gruppi criminali, infiltrati nazisti sul suolo americano e guarnigioni giapponesi fuori dai confini nazionali, riscuotendo ogni volta successi e glorie in lungo e in largo, per tutta la durata degli anni 40. Ovviamente le minacce combattute dai nostri non si riducevano solo a marmaglie naziste o qualche ladruncolo da quattro soldi, ma anche ai soliti super villain o scienziati pazzi. I più interessanti erano senza dubbio il folle Torg, sviluppatore di un terribile raggio della morte, la sensuale quanto letale Lady Serpent, diabolica femme fatale dallo sguardo ipnotico, e lo scienziato giapponese Anura, dotato del letale elettroipnotizzatore. Ovviamente nella vita di Black Terror non mancava nemmeno il consueto intreccio amoroso con la bella di turno, che nel suo caso rispondeva al nome dell'affascinante Jean Starr, assistente procuratore ed ex segretaria del sindaco, che come in tutte le vicende amorose che si rispettino nel mondo dei supereroi,
riteneva il nostro Bob un uomo pigro ed imbelle, soprattutto se confrontato con il suo alter ego in costume, Black Terror, di cui la bella Jean era ovviamente innamorata. Il successo riscosso da Black Terror portò, appena dopo 6 mesi dalla sua nascita, alla pubblicazione di Black Terror numero 1, una testata a lui interamente dedicata e uscita nel febbraio del 1943, oltre ad apparire spesso e volentieri sulle copertine dell'antologica America Best Comics, in compagnia di molti altri suoi colleghi in costume appartenenti alla scuderia Nedor Comics. Black Terror visse serenamente con successo per quasi tutti gli anni 40 e soltanto verso la fine del decennio, archiviato anche il secondo conflitto mondiale, il lento disinteresse del pubblico giovane verso eroi e supereroi in costume portò la vendita di Black Terror a calare drasticamente, portando a chiudere definitivamente la sua testata con il numero 27 del giugno del 1949. Ma ovviamente, come ben detto all'inizio, questa non fu la fine per il nostro Black Terror. Difatti molte furono le case editrici a reinterpretare l'oscuro personaggio dal teschio minaccioso sul petto. Una delle prime fu la Hazy Comics, che già nel 1983, sulla rivista Mary Comics, ripropose un Bob Benton ormai in pensione e che ritornerà in azione solo dopo la morte di sua moglie. A seguire poi fu la volta di una fugace apparizione nel 1986 sulla miniserie chiamata Alter Ego, scritta dal veterano Roy Thomas. Qui apparirà insieme ad altri eroi della Golden Age, venendo ribattezzato per l'occasione con il semplice nome di Holy Terror. Ben 3 anni dopo, nel 1989, la Eclipse Comics propose una sua personale rivisitazione del personaggio in una miniserie di 3 numeri. Nella seguente miniserie il nostro stavolta era un semplice agente dell'FBI sotto copertura e che operava contro la criminalità organizzata travestendosi da Black Terror in determinate specifiche missioni speciali. Dovranno passare ben 12 anni per rivedere l'affascinante costume di Black Terror su di una qualsivoglia testata a fumetti. Questo avverrà nel 2001 ad opera dello scrittore Alan Moore, che riporterà in auge l'originale Black Terror insieme ad altri suoi colleghi dell'epoca Nedor Comics nella sua celebre serie Tom Strong, pubblicata sulla sua America's Best Comics. In questo speciale di revival di vecchie glorie targate Nedor, il geniale Alan Moore collocherà il suo personalissimo Black Terror in una dimensione parallela chiamata Terra Obscura. Tolta una piccola apparizione effettuata su Savage Dragon numero 141 del novembre 2008, nello stesso anno avverrà invece la sua rinascita più autorevole e iconica, e cioè quella che lo vedeva protagonista, insieme ad altre numerosissime figure in maschera legate alla lontana Golden Age, su Project Superpowers, titanica opera firmata dal duo Alex Ross e Jim Krueger per la Dynamite Entertainment. Un progetto questo che vedeva diversi eroi perduti e ritrovati della lontana Golden Age risvegliarsi in un mondo distopico del tutto lontano da quello che avevano lasciato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente Ross e Krueger affideranno al nostro Black Terror anche una collana tutta sua nel novembre del 2008 per i disegni del fumettista Mike Lilly. Nella seguente serie, Black Terror si troverà a guidare un assalto personale alla Casa Bianca, in cerca della sua vecchia spalla Tim, da lui ritenuto prigioniero dello stesso presidente degli Stati Uniti, un corrotto Gene West, ex eroe e collega dello stesso Black Terror durante gli anni della guerra. La serie però, nonostante le nobili intenzioni e la caratura del personaggio di Black Terror, stentò a decollare, venendo cancellata con il numero 14 uscito nel febbraio 2011. Ma per il solenne Black Terror non era ancora finita, in quanto qualche anno dopo, nel 2013, si troverà a comparire nella serie Mask, in compagnia di altri nobili eroi del fumetto e della narrativa pulp. Nel 2019 ebbe di nuovo l'onore di una miniserie solista in 5 atti a lui interamente dedicata,
intitolata semplicemente Black Terror e completamente slegata dalle versioni riproposte dalla Dynamite stessa negli anni precedenti. Mentre del 2022 una nuova sua incursione nell'universo Dynamite, stavolta nella serie intitolata Project Superpowers Fractured States di Ron Marz, Andy Lanning e Tom Napolitano. Queste, fino ad ora, le ultime incursioni del nostro Black Terror sulle pagine di un comic book, anche se siamo sicuri, vista la potenza espressiva di questo affascinante eroe, che lo rivedremo senz'altro nel prossimo futuro, riutilizzato magari dalla stessa Dynamite o da qualche altra casa editrice d'oltreoceano. Se hai trovato interessante questo video e vuoi approfondire la vita di altri personaggi in costume appartenenti alla Golden Age, visita il blog ilfumettarovetusto.blogspot.com.